La prima domanda che ci hanno posto è: che cosa suggerisci, siccome noi parliamo sempre di cosa fare nei lavori, cosa suggerisci nei giorni in cui noi i lavori non li facciamo? Non tra un lavoro e Tra un l'altro. lavoro Ah, e l'altro. ecco. Ciao Andrea, tutto bene? Ciao a tutti, sì, più o meno, dai. Che cosa ti succede? Contratturina al femorale. E come pensi di risolverla? No, ho provato col Compex oggi e poi andiamo anche dal fisio e vediamo cosa dice. Va bene, invece sai che ci hanno fatto tantissime domande nelle ultime settimane, il canale sta crescendo abbastanza bene, le 10 domande più importanti sono queste e cerchiamo in pochi secondi di rispondere. Dai, pochi secondi che dopo c'è il fisio, eh. La prima domanda che ci hanno posto è: cosa suggerisci di fare tra un lavoro e l'altro? Ecco, questa qua è una delle migliori domande, secondo me, ed è fondamentale. Tra un lavoro e l'altro metterci sempre una corsa lenta. Se non riesco a farci la corsa lenta, non devo fare il lavoro poi. Quindi un allenamento di recupero tra un lavoro e l'altro è fondamentale. E i lavori di solito si fanno il martedì e il giovedì o il martedì e il venerdì. Quanti giorni tra un lavoro e l'altro? Allora, al dire il vero io facevo sempre martedì e giovedì, adesso nella mia persona mi sono ritrovato a fare il mercoledì e il venerdì perché il tempo è quello che è. Comunque va bene, sarebbe perfetto martedì e venerdì come giornate. Martedì e giovedì va bene lo stesso, però ricordatevi la corsa lenta di mezzo. E invece per quello che riguarda la strategia a gara, come tu gestisci il tempo? Allora, come gestisco il tempo è una domanda interessante. Ognuno ha, qualcuno l'ho visto con il braccialetto con sopra i passaggi. Io mi sono posto questa cosa e ogni 3 km faccio il lap manuale e cartelli sperando che siano messi giusti. Del tipo alla mezza maratona di Verona mi ero posto di passare i 3 km in 9 minuti e 10, 9 minuti e 15 a dire il vero. Quindi quando passavo 9 minuti e 10 sapevo che stavo andando forte, quando andavo 9 minuti e 20 invece sapevo che dovevo aumentare un attimino perché ero fuori range. Invece poi sai che sul blog ci sono delle spiegazioni, delle app che consentono di riaggiornare il tempo al Ah sì. chilometro sulla base del passaggio al chilometro. Allora io ho sempre usato Polar, da quando corro ho sempre Polar, ma il rayscreen di Garmin è davvero una roba che mi piace molto, anche perché quando sei agli ultimi chilometri di una gara non capisci praticamente più niente. Infatti in mezzo maratona speravo di andare sotto l'ora e 6, invece poi mi sono reso conto gli ultimi 200 metri che ero sotto l'ora e 5, quindi sì, sono stracomode queste applicazioni qua. In questi giorni sappiamo che c'è il coronavirus in Italia, cosa fare senza le gare? Se salta le gare, io direi di tenere qualche allenamento molto simile, tipo se mi è saltata la mezza maratona, di farmi 18-20 km di medio, quindi 10-15 secondi più lento. Se mi è saltata una 10 km, lavorerei lo stesso su un 12-15 km di medio, tanto per richiamare la gara e tenere la forma, sperando che arrivi qualche gara, cioè che non vengano tolte le altre gare sospese. Ci hanno anche chiesto, siccome parliamo sempre di scarpe, qual è secondo te la migliore scarpa per la preparazione del passatore? Guarda, io andrei con le Oka, le Clifton, secondo me è una scarpa che ci salva i piedi in gara e non ci dà problemi ai metatarsi e di affaticamento in generale. E invece cosa ne pensi delle New Balance 1080 V10? Guarda, te lo dico lunedì, la scarpa è bellissima, è davvero bella da vedersi, lunedì arriverà e poi la testiamo e poi vi dirò. Speriamo di riuscire a farlo in settimana, anche perché comunque il tempo in questi giorni l'abbiamo. Un piccolo confronto tra le Pegasus 36 e le Vomero 14, quale delle due suggerisci? Allora, il problema è che Vomero è sempre stata una scarpa da lento per gente che pesava abbastanza. Adesso l'hanno praticamente snellita ed è diventata la sorellona della Pegasus. Sono molto simili. Sicuramente la Pegasus rimane più morbida e la senti più leggera al piede, però davvero io ho visto, anzi anche dei miei atleti fanno i medi con le Vomero e a 4 km, a 3,50 senza problemi. Hanno fatto davvero una scarpa molto, molto reattiva. Quindi direi molto simile alla Pegasus 36. Poi
poche differenze. Infatti, tanti amatori non si sono trovati così bene. Per quello che riguarda le scarpe da gara, suggerisci scarpe nuove usate e soprattutto quanti chilometri nel caso in cui fossero usate? Allora, questa è un'altra bella domanda. Si è sempre detto non usate le scarpe nuove in gara. In effetti, per le gare a cui teniamo abbastanza, è meglio avere delle scarpe rodate. Io direi, faccio un esempio: avevo delle Ghost con cui ho fatto tutta la preparazione, le ho usate anche per i lunghissimi. Per andare in maratona, me ne compro un paio nuovo, ci faccio 20-30 km sopra, tanto per dargli la forma del piede, e poi le posso usare in gara. Sinceramente, io non ho mai avuto problemi con le scarpe da nuovere, non ho mai avuto fiacche né vesciche, quindi le ho sempre usate da nuove senza problemi. Le ultime Vapor le ho usate in gara senza averle mai messe al piede, quindi mi ero fidato abbastanza sapendo di questa particolarità dei miei piedi. Quindi per sintetizzare al massimo 100 km, 200 km per una gara? Guarda, io direi che se è una gara che ci tenete abbastanza, compratevi una scarpa nuova. È sempre bello averla. La scarpa nuova ai piedi è molto meglio di 200 km. Al massimo 200 km per una Al scarpa. massimo, al massimo. Però se vi siete fatti il regalo è meglio, cioè va bene anche 30-40 km di rodaggio. E invece che scarpe hai usato ai campionati italiani di mezza maratona? Ho usato le Vapor Next, avevano fatto il loro esordio alla maratona sfortunata di Firenze dove mi ero dovuto ritirare non per colpa delle scarpe, le ho riutilizzate a Verona e mi sono trovato benissimo. E quando testerai le Alpha Fly? Quando arrivano, adesso avevo provato a comprarle, vediamo quando tornano disponibili, le prendiamo e appena arrivano. Mi dispiace, ti avevo illuso che le avessimo già avute la settimana scorsa, però in effetti le Kinvara, la cui recensione qua sopra, sono scarpe comunque decenti. Sì, non sono le Alpha Fly, però vabbè. Ci hanno anche chiesto, Andrea, di fare dei video a una velocità più lenta, perché ci sono delle persone che corrono in lenti a 6 e 7 al chilometro. Allora, sinceramente lo possiamo anche fare. Ovvio che per me correre a 6/7 al chilometro mi cambierebbe talmente la meccanica di corsa che non avrebbe neanche più senso sulla scarpa. Però rimango dell'idea che il mio lento a 4,55 è comunque il lento della persona che gira 6/7 come meccanica di corsa. Quindi, cioè, per dire, la Nimbus che avevamo testato, direi che era una scarpa che a 6 al chilometro andava benissimo. Invece sappiate che sul canale abbiamo comunque indicato cosa fare, come svolgere i lunghi per coloro i quali corrono a 6-7 al chilometro. Una delle ultime domande è quale attrezzature utilizziamo per fare i video a 3-15 al chilometro che secondo gli ascoltatori sono davvero stabili. Vi lascerò col dubbio, però potrebbe essere che Massi vada in bicicletta perché a 3,15 lo vedrei un po' affaticato a girare. Questo non lo so, alla fine per chiarire il dubbio abbiamo bisogno di utilizzare un drone e comunque nei prossimi giorni lo faremo, però vi assicuro che più o meno riesco a stare dietro ad Andrea se non esagera nella velocità. Secondo me usa la bici, Grazie Andrea, ci vediamo presto e buone corse, a presto, ciao! Grazie, ciao a tutti.